Carabinieri forestali eroi ad Altavilla Silentina. I militari infatti hanno salvato un cervo da morte sicura per annegamento. L'animale rischiava di annegare in un canale ad Altavilla Silentina dove era caduto, ma l'intervento dei carabinieri forestali della stazione di Sicignano degli Alburni, sotto la guida del maresciallo Vincenzo Galluccio e comandati dal colonnello Maria Gabriella Martino, ha evitato la tragedia. L'animale è stato tratto in salvo con delle corde e con estrema accortezza e pazienza. Anche grazie alla preparazione dei carabinieri forestali non c'è stata alcuna conseguenza fisica per il cervo, che quindi è stato tratto in salvo e dopo le cure del caso e gli accertamenti da parte del veterinario dell'ASL di Salerno è stato liberato nei boschi di Altavilla. Nel video si può ammirare come il cervo viene prima trasportato nel suo habitat naturale e poi fatto andare via. In pochi secondi eccolo correre libero e soprattutto vivo. Sempre per quanto riguarda i carabinieri forestali, questa volta a Polla, sono in corso delle indagini per scoprire chi sono gli autori del rilascio di alcuni residui di lavorazione industriale abbandonati in tre Big Ben nella zona industriale di Polla. Nei pressi della sorgente di Sant'Antuono sono stati infatti ritrovati questi tre sacconi pieni di materiale ancora sconosciuto, nascosti dietro alcuni rovi.